Cominciamo dalla struttura più remota. Vedete, questa è l'area dei servizi. E sul tetto vedete questo grande quadrato giallo che serve per l'acqua, in quanto quando l'acqua, chiaramente magari ci sono stagioni più secche, è importante avere una riserva di acqua. All'interno ci sono i servizi, vedete, tutti nuovi, assolutamente nuovi. Questo è tutto rifatto, ricostruito completamente l'area dei servizi. E qui vedete chiaramente le aree per i bambini più piccoli delle prime classi delle elementari, e poi anche tutto il resto. Qui ci sono dei servizi normali, insomma, chiamiamoli così, tradizionali. È una cucina, direi, decisamente moderna per essere in Messico. Vedete, è tutto in alluminio, è stata rifatta completamente in modo da offrire anche un altissimo standard di igiene. Vedete, tutte le stoviglie sono state completamente riacquistate, nuove, in modo da essere il più possibile in linea con una scuola che è completamente nuova. Guardate una cosa curiosa, vedete che sui vetri abbiamo riportato il nostro logo della fondazione e anche il nostro simbolo. Vedete qua il simbolo, quello che in realtà di solito è verde. Abbiamo dovuto usare chiaramente un colore trasparente per non levare luminosità alla cucina. Anche qua ovviamente frigoriferi di notevole efficienza e capacità, in modo da poter sfamare i quasi 100 bambini che frequenteranno questa scuola. Qui c'è la parte ludica, vedete, innanzitutto qui c'è il campo di calcetto che è stato è nuovo, è completamente rifatto, è stato posato nei giorni scorsi e consentirà ai bambini di avere una ricreazione davvero molto particolare e molto piacevole. Entriamo insieme ad Isaia dentro una delle aule. Vedete, ecco l'aula. Ci sono moltissimi banchi perché alcune di queste classi in realtà sono multiclassi, cioè siccome il numero dei bambini che frequentano questa scuola, ripeto, è sotto il centinaio, e capita che alcune delle classi, che vi ricordo in Messico sono 7 le classi delle scuole elementari, vengano accorpate. Quest'aula è perfetta, in grado di funzionare. Facciamo vedere le altre classi, si seguono qui le classi, che sono tutte uguali, mentre andiamo a vedere anche le ultime due aule, che sono quelle che verranno definitivamente allestite nei prossimi giorni. Qui vedete, quest'aula è ancora spoglia, ma diventerà un'aula molto attiva, perché la doteremo di computer e la inseriremo nel programma Connettiamo i bambini del mondo, che consente ai bambini delle scuole che abbiamo costruito in tutto il mondo di potersi parlare. Così dal Nepal, dal Messico, dallo Sri Lanka, dalla Thailandia, sarà possibile collegarsi con Torino. La scuola pilota era Pertini, ma comunque allargheremo l'offerta anche a altre scuole italiane, in modo che i bambini possano dialogare fra di loro e conoscersi.